Retrobate, sí. Como siempre, con este tiempo maravilloso de la escritura, digamos, el minuto de Fratelli que hice, bueno, a través de YouTube, a través de Facebook, la parola de hoy es una parola veramente profunda, como tutta la parola, ma questa en particular ha molta, molta ricchezza, ecco, diamo il benvenuto allora ai fratelli, fratelli presenti, e vedremo due versetti oggi, sì? Due versetti, Colossesi capitolo 3, versetto 1 e 2, due versetti, Colossesi, sì? Siamo nel Nuovo Testamento, capitolo 3, sì? Versetto 1 e versetto 2. Dice la scrittura: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Rivediamolo. Dice: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Allora, dice, vedete il versetto 1, dice: se dunque siete risuscitati con Cristo. Ma se noi andiamo al 2.20, 2.20 dice: se dunque siete morti con Cristo. È certo che non si può risuscitare se prima si muore. Però questo dice il 2.20 dice: se dunque siete morti con Cristo. Sì? E poi il 3.1 dice: se dunque siete risuscitati con Cristo, perché sempre è così, è morte e resurrezione. Sembra tragico, non sembra tragico, però è chiaro che non sta parlando di una morte fisica, sta parlando di qualcosa che ha a che vedere con le cose spirituali, con le cose mentali, con le cose almatiche, perché deve essere così, altrimenti se cerca di sistemare il mio credo alla mia cultura, alla mia tradizione, alla mia comodità, sì? Cioè, come che viene adattato, capite? Mi seguite? Quando, voi sapete quando ho iniziato, diciamo, il cattolicesimo, stiamo parlando i primi secoli dell'era cristiana, in realtà tanti dei divinità pagane, sì, non sono stati cambiati dalla scrittura, sono stati un pochettino camuflati, no? Divinità pagane con nomi di santi, di Maria, di apostoli. Però dietro c'è tutta l'idolatria. Anche gli spagnoli, quando sono andati in America Latina, in Messico per esempio, sì? C'era una serie di divinità pagane che adoravano gli aztechi. Sì? Allora, per non offendere o per non cancellare la tradizione azteca, hanno inserito divinità, diciamo, cristiane, però con le stesse caratteristiche di queste divinità indiane. Sì. Mi capite? Cioè, noi sappiamo che la Vergine Maria non è la madre di Gesù di Nazareth, noi lo sappiamo. Però la Chiesa Cattolica come presenta alla Madonna? Come la madre del Signore? Non c'entra niente. Perché dico questo?
non è che me lo sto prendendo con la Chiesa Cattolica, sto dicendo che nel regno è morte e risurrezione, cioè non si può adattare la fede a ciò che è tramandato di generazione in generazione, non si può, si deve tagliare. Per questo il Signore diceva, gli ha detto ad Abramo, guarda, se tu vuoi entrare in patto con me, vuoi entrare in patto con me? Sì, come? Allora tu devi introdurre o applicare la circoncisione. Allora, se veramente tu non vuoi entrare in patto con l'Eterno, non passi per la circoncisione, perché la circoncisione è un tagliare, è un no togliere. Sì? Cioè, è drammatico o no? Ditemi voi se non è drammatico. È un po' drammatico, è un po' anche traumatico, cioè un po' sanguinoso, però era il modo di entrare in patto. È chiaro che oggi noi non usiamo la circoncisione che fanno i giudei come segno del patto fra Dio e noi, sì? Però che Dio non cambia. Entonces, oggi cosa dice la Scrittura? Dovete morire e risuscitare. Cioè, è più delicato, è più profondo, però alla fine c'è un intervento. Io non posso pretendere di adattare la benedizione al mio modo di essere, altrimenti, come diciamo sempre, sarebbe avere la lampada di Aladino, no? O un grattavince, e non è che funziona così. Entonces, nel regno è drammatico, però è drammatico apposta. Appositamente drammatico, perché ci deve essere un taglio, sì? Ci deve essere un morire, sì? Per resuscitando accedere a ciò che è novità di vita. Se non si fa così, in realtà si avrà soltanto una religiosità. Lo abbiamo visto già nel capitolo 2, poi ti diranno questo si può fare, questo non si può fare, la legge mosaica dice. Entonces si entra in una serie di rudimenti, di tradizioni tramandate dagli uomini, e si pensa che quello è santità. Quando in realtà la scrittura mostra che bisogna morire, sì, e resuscitare o rinascere. Per questo noi abbiamo bisogno del consiglio della scrittura. Ci siamo fino qua, perché si devono dire queste cose, altrimenti ci non è regno, altrimenti non è regno, altrimenti non è regno, e noi vogliamo regno. Così dice capitolo 3 versetto 1: se dunque siete risuscitati con Cristo, sì? Nel Nuovo Testamento interlineare greco-spagnolo, sì? Che è un documento estratto da manoscritti antichi, i primi manoscritti, no? In greco, dice: fuiste resuscitati. Voi siete stati, non è che voi avete risuscitato, cioè, diciamo così, in italiano dice: se dunque siete risuscitati, sembra che l'iniziativa la prendiamo noi, come che io risuscito, però nell'originale non dice se voi siete risuscitati, se voi siete stati risuscitati, è diverso. Se è vero che Dio vi ha risuscitato a voi, si capisce? Colossense 2:12. Sì, noi sappiamo che quando si parla della risurrezione del Signore, si dice che Cristo ha risuscitato. Però la Scrittura dice che il Padre lo ha risuscitato con la sua potenza. Gesù non è che è autoresuscitato, perché in realtà Gesù era morto.
il Padre lo ha resuscitato. Entonces, questa è l'essenza. Cioè, io non posso alzarmi una mattina e dire oggi io voglio risuscitare, perché la carne ti dice no, rimani così, che devi risuscitare a fare cosa? Che sai tu di questa risurrezione? No, anzi, la carne dice no, e se non riesce poi che faccio? Entonces, naturalmente nessuno prende l'iniziativa di risuscitare. Però lo che possiamo fare è chiederle al Signore la grazia che la sua potenza possa operare in noi, sì? E Lui aiutarci a risorgere, però con la sua potenza, non con la nostra volontà. La nostra volontà non vuole, però con la potenza di Dio sì, si capisce? L'importante è che bisogna risuscitare, questo è chiaro. Sì? Ok. E poi cosa dice il versetto 1? Cercate le cose di lassù. Noi dobbiamo cercare le cose di lassù. Non siamo costretti. È una scelta personale. Lo vedete? Dice cercate. Che significa? Che siamo noi che dobbiamo cercarlo. Sì, questo è molto, molto importante. Dice cercate le cose. Guardate che interessante. Cercate le cose di lassù. Cosa dice? Cercate le cose di lassù. Significa che lassù, sì? Uno la deve, come dicevo, le deve cercare. Cioè tu non è che camminando per la vita inciampi con le cose di lassù. Cioè non sono pietre, dici ma che questa pietra qua? Cioè non è che tu te le trovi per terra, per strada. Sono cose che in realtà sono nascoste. Sì? La mente naturale dice no, cerca di adeguare, cerca di ammoldarti, cerca di conformarti, prende la forma, impara come loro fanno, come si fa? Si saluta con la pace, c'è tutto come che sembra un protocollo, no? Sì? Però quello è naturale, farà parte di ciò che noi crediamo, però in realtà non si trovano le cose di lassù in quel modo. Per questo la scrittura dice cercate. Vi è capitato sicuramente nella vostra vita parecchie volte di non trovare un qualcosa, sì o no? Un qualcosa di importante. E che si fa? Una ricerca. E come si fa la ricerca? Si fa in modo tale finché si trova, anche se la casa si deve mettere sotto sopra. Sì o no? Perché tu dici no, se io non trovo le chiavi della macchina, come faccio una sola chiave? Se io so che l'ho messo in questa zona qua, in quella zona là tu fai un intervento e poi ti trovi altre cose. Ah, stavo cercando questo, ah, guarda dove era, e le metti da parte, però in realtà tu non stavi cercando quello, stavi cercando le chiavi della macchina. E tu fai una ricerca, fai, fermi tutto, fai. Metti tutto sotto sopra, metti mano qua, togli questo, sposti quello là, sposti il mobile, togli le cose che sono per terra, finché, pum, trovi. Sì? E hai fatto una ricerca approfondita. Perché? Perché a occhio nudo non si trovava. Mi seguite? A semplice vista non si riusciva a trovare le chiavi. E si è dovuto cercarle in profondità. Finché le abbiamo trovate e abbiamo fatto ripartire la macchina. Sì? Se le cose spirituali sono così, le cose spirituali non sono in automatico, cioè non sono in così, non è istantaneo, mi sembra. Cioè non può essere così. Cioè questo non è regno. Non è regno. Se qualcuno dice venite qua, benedite il Signore, noi pregheremo
y Dio ti darà, entonces como que la gente fa come una transazione, io le porto al Signore un'offerta, le porto un riconoscimento, le porto un dono, le porto un dono all'apostolo, al pastore, quello che è, pim pum pam, e poi mi mette le mani e già io ricevo la benedizione. Però non è che funziona così. Sì? Entonces, in lassù ci sono cose, ricordatelo, ci sono cose che bisogna cercare. E come si cerca? Lasciando altre cose. Sì o no? Quando tu dovevi andare al lavoro e avevi magari 20 minuti, 20 minuti magari le mettevi 10 minuti per arrivare e altri 10 minuti per sistemare la macchina, per salutare qualcuno, per prendere un caffè al volo, tanto per arrivare in orario, sì? Non è che uno subito tu esci di casa e hai il tempo preciso per entrare e timbrare, mi sentite? Uno generalmente prende un po' più di tempo, magari non molto, però 10, 15, 20 minuti, quello che 5 minuti, non lo so, però appunto, sempre si lascia un margine di tempo. Con questo problema che noi non abbiamo trovato le chiavi, abbiamo dovuto fare in fretta e sospendere tante altre cose. Come? Parcheggiare piano, salutare gli amici, prendere il caffè. E abbiamo dovuto cambiare tutti questi momenti per trovare le chiavi. Perciò la ricerca è stata intensa e è stata sacrificata nell'aspetto. Perché se io avessi, se io avrei saputo che le chiavi erano in un certo punto, io non le cercavo, le andavo a prendere, pum, così, aprivo il cassetto così, appena aprivo il cassetto così, vedevo le chiavi, mettevo le mani, pim, chiudevo il cassetto e me ne andavo. Siccome quando ho aperto il cassetto non c'era, io avevo bisogno delle chiavi. Mi seguite? Ho dovuto fare una ricerca, sì? E già uno inizia a sudare, già il cuore inizia a battere, già tu stai dicendo che faccio il telefono, magari che mi aspettino qualche minuto perché ho avuto un imprevisto, cioè, tutto il corpo in attività. Per causa di una situazione. E quando me lo trova, giustamente, trovato le chiavi, ok, a posto, capiamo, siamo in ritardo e sembra che uno sta portando una donna a punto di dare a luce. No? Quasi quasi che togliamo il fazzolettino bianco, come dicendo, c'è una emergenza qua, aprite passo che sta partorendo la mia moglie, no? Sta nascendo il bambino. No? Il punto è che per cercare le chiavi abbiamo dovuto applicare tutta la forza, tutta l'intelligenza, tutta l'intuizione, tutto, sì o no? Finché l'abbiamo trovata. Cioè, trovare le chiavi è stato il risultato di tutto un meccanismo che abbiamo messo in moto, sì o no? Nel regno lo stesso. Cioè, nel regno ci sono benedizioni, però bisogna applicare la stessa politica. Cioè, questo non è che io vengo qua e già, pum, se mi aprono i cieli, io capisco tutto e già cammino nello spirito. No, questo è un dire, devo dedicare tempo a cercare le cose di lassù. E come le cerco? Pregando, leggendo la scrittura, non lo so, digiunando, ascoltando messaggi della parola. Non lo so, cercando continuamente, continuamente, non applicare il cuore. Se noi vogliamo le cose di lassù, se a noi ci interessa soltanto la liturgia, se a noi ci interessa soltanto il modo, ci sediamo così, l'importante è che già sappiamo che in un momento il pastore finisce, ce ne andiamo, diciamo, bella è stata la parola e basta. Sì? Però a noi ci interessa le cose di lassù. Voi sapete come funziona nel sistema. La gente religiosa che fa? La domenica va alla funzione religiosa, sia cattolica, sia protestante. Sia cattolica, sia protestante, cioè, non cambia tanto. Sì? C'è la funzione. Sì? E c'è tutta una liturgia, c'è un modo. C'è un rituale.
Sí. ¿Y uno qué cosa nuova deve scoprire? Non scopri nulla perché tutto è in automatico. Praticamente che mettono un filmato, che ti mettono un filmato, che ci sia il ministro ministrando è la stessa cosa, perché tutto è in automatico. Ma quando uno ricerca le cose, per esempio, un esempio, leggiamo la scrittura. E tu leggendo la scrittura e concentrandoti e non correndo e cercando di non pensare ad altro, ma leggendo, tu ti trovi cose. Dici, guarda questo, pum. No? E lo sottolinei, fai in modo lo evidenzi. Perché già quello è stato come una ricchezza, una cosa nuova, una rivelazione. Però se io non leggo la scrittura, che rivelazione Dio mi darà? Mi può parlare lo Spirito Santo, però si deve coltivare, no? Non posso dipendere che lo Spirito Santo mi parli se io prima non leggo la Bibbia. Se lo Spirito Santo mi ricorderà la parola, però la parola già la devo conoscere, sino che mi deve ricordare. Questa è l'idea, no? Entonces la Escritura dice 3.1, dice, cercate le cose di lassù, ma prima bisogna resuscitare. Se non si resuscita, cioè se noi continuiamo ad operare nella nostra maniera, nel nostro pensiero, cioè se noi continuiamo a dire sì, ma sai, non mi voglio impegnare più di tanto, e non sta operando questa risurrezione, non si può scoprire le cose della sua, non si possono scoprire. Entonces continuamente avremo bisogno che qualcuno preghi per noi. Avremo bisogno che qualche unto, che qualche ministro, che qualche uomo, qualche donna di fede ti metta le mani e ti possa dichiarare una profezia. E sempre dipendendo dei terzi. Mi seguite? Io dice perché? Uno dice, no, a volte uno vede un ministro. E tu vedi un ministro che Dio usa e vedi 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 persone attorno di quel uomo là. E uno dice, quei 50000 credenti non possono operare la stessa unzione, nella stessa gloria, nella stessa profondità di quel ministro? Perché si vede il ministro come se fosse un extraterrestre? Se tutti siamo esseri umani, se tutti abbiamo uno spirito, se tutti abbiamo lo Spirito Santo, se tutti abbiamo fede, perché? Perché è più facile che il ministro ti ponga le mani che tu resuscitare e cercare le cose della sua. Quello è lo difficile. Quindi come c'è la praticità, no, c'è l'uomo, andiamo che lui ti mette le mani, ti scioglierà una parola e come che se c'è questo vincolo, questo mediatore. E mi fa ricordare a una preghiera, no, dei cattolici, no? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. E che tu non puoi pregare, che sei anticapato, sei, che sei, non hai lingua. Non hai parole, non hai bocca per pregare. Che deve pregare per te la Madonna? Santa Maria, Madre di Dio. Ma quale Madre di Dio, quale Santa Maria? Assolutamente, prega tu, pentiti tu, convertiti tu, cerca tu le cose della sua. No, però ci sono i santi che intercedono per noi. Ma chi te l'ha detto? Cioè, la mentalità naturale è quella là, capite? Cioè, il pastore, adesso non è più il prete, non è più il santo, non lo so, cristiano, però è ministro. Però no, si deve sviluppare in noi. Cosa si deve sviluppare in noi? Cosa deve succedere in noi? Morte e risurrezione. Cioè, lì quella è la porta. E morire, cioè, che significa morire? Significa dare spazio alla scrittura che ci possa riformatare, capite? O sea, cercare di svuotare, sì o no? Mi capita che qualche volta abbiamo un telefono che già non riceve più fotografie perché la memoria è trapiena. E che fai?
tú lo prendes acá al shopping del teléfono, que no te fa più fotografía. No, es water. Fa un poco de espacio. Y vedrai cómo los textos teléfonos te farán la represa. Entonces digo, certe cose noi, que magari no son malvagie, como se dice, no son cose malvagie, no son cose wow, sataniche, no son cose naturales. Como hemos visto en Gedeón, que el modo que lui aveva per offrire l'offerta era sotto la quercia, y Dios le ha dicho: sotto la quercia io non te la cedo, mettila sotto la roccia. Metti sulla roccia e io lì te la cedo. E così fu. Perché? Perché per Gedeone la mentalità era sotto la quercia. Perché? Perché tutti offrivano sacrifici sotto la quercia? Al punto che quella, il sacrificio non era per Baal né per Asera, era per l'Eterno. Entonces digo, bisogna, ecco, questo significa morire e resuscitare, o sea, fare spazio alla scrittura, alla rivelazione, che venga a rinnovare il nostro modo di pensare. Per questo l'Apostolo Paolo diceva: rinnovatevi nello spirito della vostra mente. Se la nostra mente si deve rinnovare, rinnovare con la scrittura. Questo è morire e resuscitare, non è altro, cioè, non è che uno si deve immolare. Cioè, non è che uno si deve far esplodere, no, se noi dovremmo vivere qua. Cioè, la processione viene dall'effetto che fa la scrittura in noi. Mi sentite fino qua? Per farlo in pratica la scrittura, altrimenti uno non sa come metterla in pratica. Allora, significa che lì, lassù, ci sono cose. Sì, è bello questo, no? Sapere che lassù ci sono cose che sono compatibili al nostro spirito. E sono compatibili alla mente di Cristo, non di Adamo. Perché noi operiamo con la mente adamica. Credere in Dio, adorare Dio, fare un voto, fare un riconoscimento, non è sbagliato, non è sbagliato, però sì, quelle azioni se fanno con la mente naturale, cosa diventa? Idolatria. Sì? Per questo il Signore in Isaia diceva, stavo leggendo in questi giorni, diceva: com'è l'uomo, no? Che prende un pezzo di legno e una parte la usa per riscaldarsi. Con quella parte di legno che è usato per riscaldarsi, approfitta e si cuoce la carne. Sì? E quello che le rimane si fa un idolo e dice: tu sei il mio Dio. E Dio dice: che è questo? Come può l'uomo di una cosa che è usato materiale per mangiare, per riscaldarsi, poi gli ha dato una forma, una taglia, non so, di qualsiasi cosa, e gli dice: adesso tu sei il mio Dio, la dipinge, no? Le dà una forma, fa una scultura, sì? E le dice: tu sei il mio Dio. Allora, è sbagliato cercare una connessione, diciamo così, con il Dio Altissimo? No, però se si fa così, è sbagliato. Mi seguite, no? Sì, la scrittura dice che lassù ci sono cose che bisogna cercare. Sono nascoste. Sono nascoste. E Dio le rivela. Dio le rivela. Ci sono diversi livelli di parola. I livelli più alti sono quelli che il Signore rivela, quelle cose che Dio rivela. Mi sapete? Uno può leggere la scrittura, l'aveva insegnato questo il pastore Claudio, di diversi livelli, ricordate? Sì? Leggendo la scrittura uno inizia a conoscere, però ci sono dei livelli. Per questo la scrittura noi troviamo spesso nell'Antico Testamento l'espressione latte e miele, no? Diceva il Signore,
te porto una terra che fluisce latte e miele. E latte e miele sono due livelli di parola. Latte è lo che dice prima Pietro, desiderate come neonati, latte della parola, non adulterata. Sì? Il latte è un livello, sì? Di allattamento per i fanciulli, latte. Ma il miele è un livello di rivelazione. Vi ricordate quando Jonathan, la storia, il padre aveva detto nessuno può mangiare nulla, non c'era Jonathan. In un momento lui trova un po' di miele e con un bastone, sì, con una verga, lui si intinge e porta un po' di questo miele e dice che i suoi occhi si sono aperti. Sì, noi sappiamo che il miele rappresenta rivelazione. Anche quando il Signore parlava ai profeti, gli diceva: mangia questo rotolo, sì, e alla tua bocca sarà luce. Però era rivelazione il rotolo, perché il rotolo era solo per i profeti. Mi sapete? Entonces, latte e miele parla di due livelli di parola. Cioè, la parola non ha un piano solo, ha diversi piani. Significa che noi dobbiamo accedere per la rivelazione, per la unzione, per la gloria, col fuoco. Sì? Con l'assistenza, l'aiuto dello Spirito Santo ai segreti che ci sono nascosti. Quando uno capisce che per la fede noi possiamo spostare i monti, non avremo più bisogno che qualcuno preghi per noi per spostarlo, lo sposteremo noi usando la fede. Però se deve rivelare al mio spirito che io ho fede abbastanza, o meglio, ho la fede di Dio o la fede di Cristo, sì, per risolvere un problema. Questo a me mi porta a una maturità, mi porta a una autonomia. Se non è sbagliato chiedere preghiera, amati, non è sbagliato chiedere preghiera. Fratelli, potete pregare per me, potete andare perché sto attraversando questo problema? Sì, certo, siamo un corpo, ci dobbiamo aiutare, perfetto, lo facciamo. Però non possiamo vivere tutta la vita dipendendo dagli altri. Cioè, uno deve operare, sì, deve accedere a queste cose che sono lassù, sì, e che io so che per la fede in Cristo io posso accedere, mi posso presentare davanti al trono della grazia e posso ricevere soccorso nel momento opportuno. Io posso, sono abilitato. Cioè, questo non è esclusivo per i ministri, questo è per tutto il popolo di Dio. Però per questo bisogna accedere alle cose di lassù. E questo è interessante perché quando tu inizi a provare questa dinamica del regno, è motivazionale un aspetto, ti motiva, no? ti crea dentro una aspettativa di dire: wow, funziona. La domanda è: perché alcune preghiere funzionano e altre preghiere non funzionano? Perché Gesù, claro, perché Gesù non aveva problemi per guarire? Perché Gesù non aveva problemi, esatto, per liberare? E gli apostoli avevano questa difficoltà. Se uno dice: aspetta, però è che stiamo parlando di Gesù, no? Stiamo parlando di Gesù Cristo. Sì, però Gesù Cristo stava operando sotto la unzione dello Spirito, con la stessa unzione che operiamo noi oggi. Se Gesù non operava divinamente, non era permesso. Gesù continuamente voleva nascondere la sua identità. Quando, già quasi mi sto fermando qua, non posso andare avanti perché tipo è avanzato. Riprenderemo, non mancate la settimana prossima, perché questo continua la settimana prossima, è la stessa. Gesù non le era permesso rivelare
la sua identità divina, mentre era in carne. Quando Gesù entrò una volta alla sinagoga e gli hanno detto: Gesù, tu sei il figlio del Dio Altissimo, no? Gesù subito gli ha detto, taci e vattene, cioè diceva, non continuare a dare, le diceva al demonio, dettagli, informazioni che sono confidenziali. Mi seguite? Si capisce? Quando Pietro gli ha detto, e chi dicono le persone che sono io? Papà. E voi cosa dite? E Pietro ha detto, tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù cosa gli ha detto? Sei beato perché non te l'ho rivelato carne e sangue, ma il Padre mio. Però è stata una rivelazione per Pietro. Poi Gesù gli ha detto, non dite questo a nessuno. Cioè, come che Gesù diceva, non dite alle persone che io sono il figlio del Dio vivente. Lo era. Sì, non dire mai a nessuno. Cioè, e uno dice, ma perché? Che c'era di? Non era buono che altri sapessero e che non era il momento per Gesù di operare in questo aspetto di divinità. Per questo Gesù operava nettamente sotto un ambito di unzione. Mi seguite? Quella stessa unzione è quella che noi possiamo operare. Noi non siamo Dio, non siamo figli, non siamo membri del corpo. Dio è uno, sì, questo è chiaro. Però sì, noi possiamo operare con la unzione che operò Cristo e avere l'autorità che Lui ha, mi capite? Sì. Entonces, questo rende il regno, lo rende attivo, lo rende profondo, lo rende efficace. O sea, saranno i demoni ad avere paura di noi, non noi dei demoni. Mi seguite? Saranno le circostanze a dover cedere davanti a noi, non al contrario. Se noi operiamo in questa risurrezione e se noi cerchiamo le cose che sono nascoste lassù, e queste cose noi le dobbiamo cercare. Il diavolo che ti dice no, però è molto complicato, molto impegnativo, pim pum pam. Entonces, come che si cerca che il credente abbia una no, come una sistemazione, come che io faccio il necessario e poi non mi chiedete più. Però la scrittura a ci sta dicendo tutta un'altra cosa. 3.1. Cercate le cose di lassù. E poi continueremo la settimana prossima dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E qua ci sono altre cose che oggi non le possiamo vedere perché ci sono tante informazioni. Le vedremo la settimana prossima, sicuramente, se il Signore permette. Il punto è che lo che noi ci dobbiamo portare, non ci dobbiamo dimenticare, non dobbiamo permettere che il nemico ci rubi, è questo consiglio di operare in questa risurrezione. E numero due, cercare le cose di lassù. Ci sono due cose che noi dobbiamo fare e che possiamo fare e che la scrittura noi ci autorizza a fare. Se la scrittura noi non ci autorizza, uno non lo fa. Però se la scrittura ti permette, come noi stiamo trovando qua, sì, scritto, abbiamo il diritto di farlo e dobbiamo rompere delle strutture, dobbiamo rompere i limiti, sì, e determinare a vivere in questa risurrezione, in questa novità di vita, in questa mente di Cristo, in questo spirito della parola. Se noi lo facciamo, che quello è il modo per accedere, sì? Se noi lo facciamo, se noi ci ribelliamo contro la nostra natura, contro il nostro sistema pensante, sì? Operativo, il nostro computer con l'hard disk
que ya viene ya, ¿no?, programado. Entonces, ¿dónde es el nato? Entonces, el nato en Europa, ahora tú sei, debes ser católico, porque igual tú te son católicos. Una cosa, un formatado, ¿no? Si uno, per la escritura, ¿sí?, per el ayuto del Espíritu Santo, esce de quella estructura, ¿sí?, e noi diciamo a queste cose dobbiamo morire, per questo Giovanni Battista diceva è necessario che io mi abbassi, no? Io mi devo abbassare, però Cristo deve crescere, è necessario che io mengui, no? Menguare, diminuire, sì? Sì? E che Cristo cresca. Questo è operare la resurrezione. Dopodiché il passo successivo cos'è? È cercare le cose di lassù, che Dio rivelerà, perché sarà un altro livello di parola. Però Dio non può rivelare misteri a una mente naturale. Se uno deve operare nello spirito, non mi capite? Cioè l'operazione deve essere nello spirito. Se noi operiamo nello spirito, sì? Lì manderà il Signore tutte le informazioni nell'Spirito. E poi succederanno tutti i miracoli che noi diciamo nella Scrittura. Allora, una cosa non toglie l'altra. Operare la resurrezione non ci toglie la vita naturale. Questo è importante dirlo. E l'esempio, un esempio chiarissimo di questo è la storia che voi avete letto sicuramente in Daniele, nel libro di Daniele, degli amici di Daniele, i tre amici di Daniele. Quando il re Nabucodonosor gli dice che se non si postravano ad adorare il suo idolo sarebbero buttati nel forno, le ricordate una fornace quella di fuoco. E loro cosa hanno detto? Noi sappiamo che il nostro Dio ci può liberare, sappiamo, abbiamo fede, ma nel caso in cui Dio non lo faccia, noi non adoreremo il tuo Dio, perciò finisca come vada come vada. Però la prima prospettiva, qual fu? Cioè, di dove hanno iniziato loro? A dire: Daniele, aiutaci per favore, prega per noi, tu che sei un uomo visitato dagli angeli, aiutaci, prega, fai, aiutaci, aiuto Daniele, aiuto, aiutaci Daniele che ci stanno portando al fuoco, aiutaci, ti preghiamo, non ti dimenticare di noi, chiede al Signore una grazia, Daniele per favore, hanno detto così? No, loro hanno detto, il nostro Dio non ci libererà, cioè loro stavano operando in questa fede. Diceva, ma se il Signore decide di non farlo, perché può darsi che sia arrivata la nostra ora, può darsi che questo è il nostro momento di morire. Noi già quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto. Se il Signore ha detto che noi fino qua dobbiamo arrivare, adesso sì ci prepariamo per entrare nella vita eterna, pienamente. Però noi sappiamo che Dio potenza per proteggerci di questo fuoco. Che Dio faccia quello che vuole. La nostra prima scelta, la nostra prima possibilità per ciò che noi crediamo, per ciò che noi conosciamo, per come noi stiamo operando, è che Dio ci può liberare dal fuoco. Ma nel caso in cui Dio non lo voglia fare, il Signore è sovrano. Sì? Noi saremo lieti di morire. Sì? A causa della fede. L'importante è che noi non entreremo in questo sistema idolatrico che tu pretendi. Questo non fa per noi. E come è finita la storia? Che lo stesso Signore gli ha mandato l'aiuto. E non sono stati consumati dal fuoco. Non soltanto furono risparmiati, che quello fu un miracolo registrato fino al giorno d'oggi, ma sono stati poi promossi dal re. Sì. Entonces, questo è operare la resurrezione. Ora, se uno non opera la resurrezione, tu che dici? Alla fine, chi può scappare dal fuoco? Non si può scappare dal fuoco. Ma siccome loro non stavano operando nella mente, stavano operando nella fede,
le è andata bene. E questo è l'esempio per noi. Però per questo noi dobbiamo cosa? Conoscere. Conoscere Dio che siede sul trono, e questo lo vedremo la settimana prossima. Dobbiamo conoscere Cristo che siede alla sua destra. E dobbiamo avere accesso per la fede alle cose che sono là, che non sono qua. Perché qua ci sono cose, ma queste cose non si trovano qua. Finisco con questo. Finisco con questo. Qua si trovano certe cose. Cose di ogni tipo. Cose utili, molto utili, poco utili, grandemente utili. Cose che hanno valore, cose che hanno un estremo valore umano. Cioè, una cosa è trovare, non lo so, una matita, e un'altra cosa è trovare un diamante. Sono sempre pietre, ma hanno diversi valori, no? Una cosa è trovare il rame, un'altra cosa è trovare l'oro. Sì? Ci sono cose che hanno valore, altre che hanno grande valore, altre che valgono cose ridicole. Sì? Come una macchina, che macchina era? Come una macchina italiana. Credo che una Maserati, credo, non una Maserati, una macchina italiana prestigiosa che costa 11 milioni di euro senza IVA, con IVA quasi 13. E uno dice, ma 13 milioni di euro una macchina. Bueno, comunque, dico, nel mondo ci sono cose che valgono e altre cose che valgono esageratamente. No, non valgono. Cioè, non tutte le macchine costano uguali. Sì? Però sono cose della vita, sono cose di qua, della terra. Le cose che noi stiamo parlando sono cose che nella terra, non si conoscono. Però che noi possiamo accedere. Però dobbiamo accedere attraverso la fede e operando nello Spirito. E le possiamo attingere, le possiamo tirare, le possiamo abbassare, le possiamo prendere. Sì? Però non sono della terra, sono di lassù. E noi abbiamo acceso a queste cose. Per questo la Scrittura dice cercate queste cose. Entonces sapere che ci sono e che uno può accedere, ci devono motivare a fare tutto il necessario per operare in quella fede e accedere a quelle cose. Cose spirituali che si possono materializzare in un aspetto, si possono concretizzare in aspetti tangibili. Cose della sua. Di questo continueremo a parlare la settimana prossima. È molto interessante. E è solo per chi è morto è risorto in Cristo. Per il resto la scelta è personale. Però dico, visto che c'è questa possibilità, cerchiamo di cercare. Esatto. Amen? Signore, ci benedica.